Rotten and Tomb, in particolare c'è il frontman Morbid, Algol al basso e il batterista Asher. Io inizierei subito con il chiedervi, a proposito dell'ultimo album, che poi è un live album, appunto uscito quest'anno in aprile, e avete fatto anche un video limited edition, 200 copie se non erro. Allora, abbiamo fatto il DVD live, esatto, suddiviso in tre parti. La parte principale è stata girata a Kings of Black Metal del 2012. Poi ci sono un paio di filmati extra di una mezz'ora l'uno, sempre registrati in Germania in altri due festival, Under the Black Sun e al club K17 a Berlino. No, il DVD era limitato, abbiamo poi fatto uscire un live audio del concerto principale Kings of Black Metal che abbiamo distribuito in free download, diciamo come bonus per i fans, gratuito. Ok, come mai la scelta di questo live album e come mai in Germania soprattutto? Allora, noi avevamo fatto un live in studio nel 2010 che si chiamava Volume 5, sì. Che c'erano anche delle cover, ma principalmente era un doppio live in studio con delle versioni dei nostri pezzi che facciamo di solito dal vivo. Dopo comunque, diciamo, 15 anni di attività, abbiamo pensato che fosse il momento giusto, siccome era... Nel 2012 si è aperto un periodo in cui facevamo molti live, tra 2012 e 2013 infatti abbiamo fatto una settantina di show in tutta Europa, tre tour più show singoli, festival e varie cose, e allora abbiamo preso questa opportunità negli eventi migliori per filmarli e fare questo DVD, perché pensiamo che specialmente molta gente oltreoceano non ha mai potuto vederci e quindi abbiamo pensato che fosse un'idea interessante. E comunque, appunto, avendo solamente un live in studio, volevamo dare un'immagine anche dal vivo di quello che è in grado di fare la band. Sì, poi fondamentalmente comunque con questo DVD diamo, diciamo, al nostro pubblico quelle che sono le tre situazioni in cui ci troviamo a suonare mediamente, quindi il grosso festival, il festival black metal di culto e il nostro show singolo, club show, chiamiamolo così. E la Germania comunque da quel punto di vista è una ovviamente delle nazioni più forti, comunque non solo per noi, per il metal estremo in generale, comunque il mercato e il pubblico sono più favorevoli, quindi era il posto giusto di fare questa cosa. Ok. E invece per quanto riguarda appunto il prossimo album, avete già qualche pezzo pronto? Sì, abbiamo finito tutti i pezzi, di solito noi lavoriamo in questo modo, praticamente preparo le demo track di tutti i pezzi con tutti gli strumenti e poi le passo a loro e discutiamo sugli arrangiamenti eccetera. In questo caso, rispetto ai dischi prima, abbiamo effettivamente anche lavorato un po' di più proprio come band, perché comunque anche qualcuno di loro ha contribuito con qualche riff, ci abbiamo lavorato parecchio, diciamo, sui pezzi nuovi. Adesso stiamo iniziando le prove e dovremmo entrare in studio verso inizio dicembre in Italia per fare la batteria. Poi dopo per il resto andremo all'estero, in Francia, anche se per il momento è ancora top secret la location, okay. Però è già, diciamo, prenotato. E poi faremo il mastering finale in America e uscirà sempre per Agonia Records, okay, il prossimo anno, diciamo, teoricamente verso primavera. Esatto, a proposito di Agonia Records, ormai non l'abbandonate più praticamente, vi trovate bene con questa etichetta, come... Ma sì, chiaramente... Differenza rispetto a prima anche? Sì, diciamo che rispetto a prima è sicuramente stato un passo avanti, hanno lavorato piuttosto bene sui nostri ultimi dischi, chiaro che si cerca sempre di migliorare, però per il momento... Beh, in passato abbiamo ricevuto offerte da etichette diverse come sì, Osmose e Candlelight, però abbiamo scelto di essere in cima alla lista delle priorità di un'etichetta medio piccola ma in crescita, piuttosto che rischiare di finire in un roster infinito di etichette che esistono da millenni. Abbiamo preferito un po' più di contatto umano con chi gestisce l'etichetta, un po' più di attenzione, insomma. Sì, per noi è molto importante che, diciamo, il boss dell'etichetta comunque sia uno con cui si può parlare anche giornalmente per decidere, sì, cosa da fare. Sì, soprattutto comunque creda molto a quello che facciamo, l'importante è essere comunque sotto un'etichetta grande, da un lato ti dà
certo prestigio, da un lato si rischia di finire un po' in un calderone comunque di nomi da cui tutto sommato è difficile venire fuori. Beh, certo, sì. Indubbiamente avete cambiato sound, insomma, nel 2007 circa. Avete intenzione di ricambiare sound per il prossimo disco seguendo questa stessa linea, oppure magari riprenderete magari il discorso iniziale, magari il ritorno all'origine, insomma? Beh, io diciamo che in generale ho sempre, parlando diciamo del compositore principale del gruppo, ho sempre cercato di guardare avanti, nel senso che non abbiamo mai voluto ripeterci eccessivamente nei dischi, quindi in realtà anche per dire i primi tre, che è considerato un po' una trilogia, sono abbastanza diversi uno dall'altro. Poi certamente da Negative Megalomania abbiamo cercato di fare di più, nel senso che come dicevo poco fa anche in un'altra intervista, quando comunque essendo diciamo considerati tra gli inventori di un certo sottogenere, devi comunque essere un passo avanti, cioè se tu continui a ripeterti comunque non penso che porti qualcosa di nuovo, di più rispetto a quello che all'imitatore o alla gente che comunque fa più o meno il tuo stesso genere. Poi c'è anche un'evoluzione personale, nel senso che comunque dopo 15 anni è chiaro che dal primo disco all'ultimo qualche differenza c'è, però io penso anche che rispetto a tante altre band metal, rispetto al tempo da cui siamo in giro, non ci siano stati degli stravolgimenti tali da, come leggo ogni tanto da qualche parte, che no, non c'entrano più niente per gli scrivere, che secondo me è una stronzata, francamente. Cioè, voglio dire, è ovvio che magari l'ultimo disco o magari gli ultimi dischi sono un po' più rock, sono un po' più come dire, d'impatto rispetto ai primi, però io penso che la matrice originaria del gruppo sia sempre rimasta, è sempre negativa, non ci siamo diciamo messi a fare cose commerciali. Poi è una crescita umana, spontanea, sono passati più di 15 anni da quando la band è stata fondata, quindi non si può pretendere che anche noi come persone non siamo cresciuti in questi anni, non ci siamo evoluti a nostro modo. La musica segue di pari passo la nostra evoluzione come persone e come artisti. Sì, più che altro la cosa che un po' ci ha sempre fatto un po' ridere è che molta gente, nel momento in cui comunque abbiamo avuto una svolta, un'evoluzione, chiamiamola così, musicale, alcuni hanno detto: ah, vi siete dati alla musica commerciale. In realtà, secondo me, da un lato sarebbe stato molto più commerciale, in senso furbo, continuare a fare le stesse cose che noi sapevamo che avrebbero funzionato. Esatto. Invece in realtà è stato un rischio cercare di evolvere il sound, fare qualcosa comunque che in quel momento ci sentivamo ma che sapevamo che era diverso. Abbiamo comunque messo in gioco molti dei nostri fan che sapevamo comunque più legati al sound originale della band, quindi la scelta commerciale è un discorso. No, non esiste, abbiamo perso vecchi fan e esatto, ne abbiamo da un lato è stata nuovo, una scelta anticommerciale. Specialmente al giorno d'oggi dove oltretutto le vendite dei dischi sono relative per tutti, con la questione dei download illegali, via dicendo. Esatto, per cui sì, diciamo che non penso che facendo il nostro genere si possa diventare ricchi, ecco. No, cioè, non avremo, non non ha nessun senso, voglio dire, fare delle scelte in quella direzione. Non ci porta nulla di più, no, anzi, ci portiamo lato, anzi critiche da un lato. No, è più onesto suonare quello che oggi ti senti di suonare, è mettersi in gioco, che a forzare qualcosa che sai che funziona, però magari non senti più molto bene sulla tua pelle. Ma questo soprattutto da un lato veramente sarebbe stato molto più commerciale, sempre parlando di underground, fare Springtime Depression parte seconda, che sì, non comunque cercare di fare qualcosa di diverso in cui effettivamente si mette a rischio tutto quello che si è costruito fino a quel momento. Poi io comunque penso anche che alcune cose del passato siano irriproducibili, proprio perché comunque sono state composte, suonate in un determinato contesto. Voglio dire, anche quando vedo altre band che magari cercano di fare, anche band storiche del metal, che cercano di fare il disco nello stile dei primi dischi, quasi sempre un fallimento, secondo me. Nel senso che comunque si sente forzatura. Esatto, è una forzatura, le produzioni sono cambiate, gli standard qualitativi sono cambiati. I dischi vecchi sono belli perché sono dischi vecchi. Cioè, comunque sono legati a un periodo europeo, storico, esatto, emotivo che si vedrà in quel periodo, quindi le cose cambiano,
le band cambiano di conseguenza. Allora, a proposito di mercato musicale, come vi ponete adesso rispetto al mercato musicale, appunto, con l'avvento di internet? Cioè? Beh, io penso che in generale appunto sia un problema che soffrono un po' tutti, dalle grosse band a quelle come noi, più underground. Diciamo che a livello di vendite si è sentita la cosa, nel senso che se 10 anni fa probabilmente si vendeva più di adesso, nel senso, anche se magari i gruppi erano meno conosciuti o e via dicendo. Diciamo che appunto comunque nel nostro caso, nel caso di band underground, le vendite sono sempre relative, nel senso che, come dicevamo, non è che ci si vive su quello. Adesso è tornato, diciamo che la maggior parte delle band, noi incluse, cerchiamo più che altro di suonare molto dal vivo. Sia per compensare questa cosa, ma soprattutto anche perché ormai il concetto di disco è un po' passato, purtroppo, rispetto magari a quando eravamo ragazzi noi, che aspettavi che usciva il disco storie di sto gruppo, no? Le cose, poi te lo compravi per un mese, ti leggevi i testi. Cioè adesso queste cose sono un po' passate. Il mercato è molto veloce, cioè oggi un disco, sì, un po' fast food tipo. E quindi diciamo che la differenza poi la vedi dal vivo, la gente fortunatamente si muove ancora abbastanza per quello, e quindi diciamo che è giusto cercare di fare il più possibile in quel senso, sia diciamo per mandare avanti la band, sia per la gente che preferisce investire i soldi in quello piuttosto che nel CD che si scaricano gratis. Che per quanto sia sbagliato, alla fine c'è da adattarsi anche ai tempi che corrono, nel senso è inutile fare i nostalgici più di tanto, per chi vuole comunque ci sono i vinili che adesso stanno tornando, nel senso chi vuole i dischi li compra. Sì, forse il metal è un mercato in cui ancora si vendono dei dischi, sì, perché ci sono dei fan dedicati. Diciamo che è tornato un po' una roba per gli appassionati rispetto a un po' di anni fa, in cui si erano più soldi, si comprava un po' di tutto, magari un disco faceva schifo, però vabbè, tanto. Adesso diciamo che gli acquisti sono più oculati da quello che vedo, però l'appassionato c'è, quindi si fanno le sorrisi limitate, tutte queste cose. Ho notato che in generale non puntano un po' di più su questa cosa delle edizioni limitate, i box, tutto questo genere di cose da collezionisti, penso anche per motivi commerciali.